di ascoltare il collega Pastorelli. Grazie. Grazie signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi. Il decreto legge che ci apprestiamo a convertire mette in campo un pacchetto di misure in materia di bilancio degli enti locali di cui da tempo noi socialisti avevamo sottolineato l'urgenza. La delicata fase economica nella quale ci troviamo richiede senz'altro... Colleghi, per favore il tono della voce... No, mi scusi Pastorelli, perché non è accettabile. Per favore il tono della voce. Prego. Richiede senz'altro maggiori spazi di manovra per i comuni al fine di far fronte a spese necessarie e non rinviabili, sia in materia ambientale, sia con riferimento ad infrastrutture di primaria importanza, quale ad esempio gli edifici scolastici. Le misure del decreto in questione hanno dunque un effetto decisivo sulla capacità dei comuni, specie quelli di piccole dimensioni, di curare l'interesse pubblico. In questo senso, la ridefinizione degli obiettivi del patto di stabilità interno per gli anni 2015-2018 è un passaggio fondamentale. Non solo vanno nella stessa direzione e devono perciò essere salutate con favore quelle misure volte a sopperire alle carenze di liquidità dei comuni in alcuni periodi dell'anno, così come le misure riguardanti le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di solidarietà comunale. Solo attraverso questi strumenti i comuni potranno adempiere realmente ai propri compiti istituzionali, primo fra tutti quello della tutela e dello sviluppo del territorio. Mi preme poi sottolineare l'importanza di alcune misure che hanno trovato spazio in questa sede, ma che sono strettamente connesse ai temi affrontati nel presente decreto. In particolare, voglio sottoporre all'attenzione vostra e del Governo l'urgenza di chiarire al più presto le posizioni lavorative e previdenziali del personale dipendente di società o di enti partecipati dalle province. Anche questi lavoratori hanno infatti diritto a risposte chiare e concrete nell'ambito del generale processo di ricollocazione dei dipendenti delle province. Su tale ultimo punto confido dunque che la risposta del Governo non si farà attendere, ponendosi un'evidente questione di parità di trattamento tra lavoratori. Le misure messe in campo oggi possono sicuramente essere migliorate ed estese a fattispecie del tutto analoghe, ma il presente disegno di legge di conversione, rispetto al quale esprimo il voto favorevole della componente socialista, costituisce un aiuto concreto nei confronti dei comuni, specie quelli colpiti da calamità naturali. Occorre ora proseguire con convinzione sul percorso che abbiamo appena intrapreso. Grazie. La ringrazio, collega Pastorelli. Adesso il collega Alfreider, prego. Sì, consegniamo il testo, grazie. La ringrazio. La collega Mucci. Grazie Presidente. Il DL enti locali apre potenzialmente le porte della ricostruzione dell'Aquila, a nostro avviso anche alle imprese in odore di mafia. L'articolo 11,1 prevede infatti che le imprese di professionisti che devono fare i lavori per la ricostruzione post-sisma in Abruzzo non avranno più bisogno di produrre la certificazione antimafia, ma potranno semplicemente limitarsi ad una autocertificazione. Chiaramente con tale norma si sta di fatto cancellando la certificazione antimafia limitatamente alle sole aree colpite dal terremoto del 2009. Quindi ci chiediamo se, a fronte di una misura che magari ritenevate opportuna, perché non l'avete ampliata a tutto il territorio, perché di fatto questa norma non è opportuna e di certo non è un gran bel vedere, dato che da quando è iniziata la ricostruzione le inchieste della magistratura hanno portato a decine di arresti che hanno chiamato in causa varie organizzazioni mafiose e non ultimo il clan dei Casalesi. E dire che poco più di un anno fa il Presidente della Commissione parlamentare